Emanuele Filoni, vi Davide Montebello. danno il benvenuto alla seconda parte di questo video gameplay di Resident Evil Village. Eh sì, signori, siamo, diciamo, ci siamo, anzi, addentrati in questo villaggio sperduto fra le Sì, e montagne. dove dobbiamo andare? Dobbiamo trovare la casa di Luisa, quindi mosso cacchi, perché adesso muoversi per la mappa saranno cacchi amarissimi. Allora, penso dobbiamo andare Effettivamente, qua. sì, anche perché non credo ci siano altre tre case, perfetto, è proprio messi bene. No, sicuramente dobbiamo muoverci in questa direzione, anche perché c'è, mi pare di aver visto, ricordandomi Qui dello c'è una scorso casa, ci episodio, andiamo? vai a vedere se c'è qualcosa, magari qualche oggettino utile per il crafting o polvere da sparo, che C'è fai? pure Te ne qualcuno intendi? all'esterno? La casa. Beh, sì, palese, sai, poi c'è, cos'è, tipo eccolo là, salve. Io lo lascerei lì mentre si sta, diciamo, cattivamente arrabbiando contro la finestra e scapperei fortissimo, sinceramente. Anche perché sta zona mi sa che si vede una mazza, e che parte appunto, per l'appunto, è una brutta, brutta, brutta zona. Ecco, una roba, ragazzi, che ci terrei a dire Dove a devo quelli di andare? Capcom, e deve andare dritto, mi sa, a quelli di Capcom è che andrebbe un Dritto. attimino aggiornato questa cosa qui dei comandi, perché anche giocando in separata sede ho notato che le cose per terra. Oh, dobbiamo andare lì dentro. Oh, Le cose apritemi. per terra ti hanno aperto la porta di fianco là. Sulla destra, eccola Si fa andare lì. Non c'è una porta lì? Bravo, bene. eccola lì. Eccolo. Chiudi la porta, vai. Aspetta, mi finisce il Cosa ci fai filmato qui? che lo dico dopo. In questo caso, che succede? Stai indietro. E la mando. Non farci del male. Tranquillo, non vi farò del male. Sono felice di vedere persone normali. Ci sono altri sopravvissuti. Come? No. Sono tutti a casa di Luisa, ma lei non risponde, il cancello è chiuso. Stai zitta! Ha lasciato Non è occupa. uno di noi! Non è uno di noi, Ma infatti. Nemesis! No, ok. Qui siamo troppo No. esposti. Lui ce la fa a camminare. No! Uno Uno dei dei vostri vostri l'ha l'ha ferito. ferito! E Ha allora perso molto sangue, uccidiamolo! dobbiamo entrare in casa di Luisa! Effettivamente, come poterti darti torto? Troveremo un Ipo. modo. Anche perché Restate è qui. meglio che In muore prima che silenzio, fa danni. cerco un modo per aprire il cancello. Sì, beh, al massimo usiamolo come palla da demolizione per, Sì, come diciamo, cavia. far Dai, su. fuori gli Sentivi altri. pure qui. No, Ah no, ok. Allora, stavo vediamo se qui c'è dicendo, qualcosa. Niente. Vai, vai. giocando privatamente ho notato che molte volte Ethan, oltre ad avere dei comandi abbastanza legnosi, perché comunque non ci nascondiamo, quando bisogna raccogliere roba per terra, che siano soldi, munizioni o altre cacchiate varie, non è proprio immediato, immediato, eh. Sì. Quindi io confido e spero che possa uscire una patch che risolva questo. Non è un problema incredibile, No, no, per carità, però insomma, però ci se stai sfuggendo magari come prima che c'avevi il Lycan di dietro che ti vogliono rompere le tibie. Ecco, sarebbe meglio essere un po' più speed. Sì, in effetti. Qua intanto abbiamo il cancellone. Dai, ragazzi, Intanto sto andiamo, qui via libera. tutto il giorno, eh. Avevo capito, poraccio, guarda, sta a morire. Cioè, po' di pazienza. Te la sei presa comoda. Oh, bastardo, C'è t'ho di che. salvato. Vabbè. Tra l'altro mi ricorda molto Mark Hamill, Luke Skywalker, per come Ah, lo sì, capisco. Luke. Non è abituato a dipendere dagli A altri. Non me so coso perché. mi ricorda, quell'attore italiano Giannini si Sarei morto prima. dovrebbe chiamare. Giancarlo Vero? Giannini, non mi ricordo. Sempre meglio che là fuori, Vabbè, questo. comunque. Nel dubbio noi lo Ehi, chiameremo hai idea di che Gigi. cosa stia Gigino. succedendo? Hai idea di cosa Tutto stia questo non ha succedendo? senso. Madre Miranda ci ha sempre protetto, ma adesso. Non Scusa, adesso se nessuno. infischia, se ne infischia. E mo' Madre Miranda ha detto: ah sì, vi è Madre, piaciuta aiuto! la protezione. E mo' va attaccato. E mo senza di Dobbiamo me come entrare subito. fate? Niente. Sudditi! Bussa! Salve! C'è nessuno? Salve! Forse una voce
Beh, dacci, dai, che Luisa, almeno apri, sono io, Elena! Non ha bussato di... Oh! Oh! Madonna, che è calmo. Gridare, attirerai quei mostri. Julian, stai calmo. Lui chi è? È un amico. Sta indietro. Che è nazista questo. Santo cielo, Julian, facci entrare. Oh, beh, insomma, attirerà, può essere. Ma mio padre morirà qua fuori. Non è un problema mio. Che cosa succede? Questa gente... Arriva la donna, tipo... In casa. Quelli che chiami questa tutto gente. In spagnolo, no? Avanti, entrate qui. Prego, di qua. Niente, entriamo in casa, quindi... Non sei di questo villaggio? No. Per fortuna, no. Julian, renditi utile e controlli i dintorni. Ho detto vai. Julian, su. Giuliano. Fa una brutta fine, va. Se Elena probabile. Fa, mi fido anch'io. Entra pure. Certo, giustamente, no? Facciamo entrare uno sconosciuto. Aspetta qui, vado a parlare agli altri. Ma non lo so, raga, io... Cioè, così, così da solo, capito? Sì, io non... Bah, non mi fiderei. Comunque, Luisa, ci hanno aggredito di nuovo. Hanno attaccato il bestiame. Di questo passo non credo che supereremo l'inverno. Ecco, magari non con questa voce molto da problemi mentali, allora, è possibile. No, Ernest si è sbarrito, non riusciamo a trovarlo. Madre Miranda, ci ha abbandonati? Ernest chi è? Perché non credo l'abbiamo mai visto, sinceramente. Perché quello di prima si chiama Julian. Julian, il padre di Tizia? Di Elena? Come si chiama? Non mi ricordo come si chiama, sinceramente. Sai che la mia memoria nel Resident Evil è molto a breve termine. Sì, intanto qui un po' di fotografie. Oh, aspetta. Soliti ritratti, no? Antichi. Arcaici. Vediamo cosa... magari. Ma dai. Buonasera. Cazzo succede? Uno straniero, vuoi farci ammazzare tutti? Calmati, Anton. Ha aiutato Leonardo ed Elena. Leonardo, ecco. Prego, Ethan. Accomodati. Che carina, ci prende, ci tira fuori anche la sede. Tutto il villaggio. Soltanto noi. Soltanto noi. Sì. Non c'è nessun altro. Appunto. Un inutile. Invalido. Stupida. Inutile, invalido. Cioè, io non so se è più stronzo questo qua o quell'altro. Un uomo ferito e uno straniero. Ma non lo so. La domanda. Siamo al sicuro? No. Nessuno è al sicuro. Non credo proprio. Quei poveri stronzi lì fuori sono stati squartati. E domani. Beva. Come si dice dalle mie parti, bevi meno, va, che è meglio, sì. Cretino. Come il suo cazzo di marito. E tappati la bocca, Roxana. Ora basta. Questa casa ha protetto la mia famiglia per molte generazioni. E ubriachi o meno, qui siete i benvenuti. E siete tutti al sicuro. Come vuoi. Qualcuno può dirmi, per favore, che diavolo sta succedendo? Non lo sappiamo. È sempre stato... È sempre così, dico. Tranquillo. Devoto, ma all'improvviso i mostri ci hanno attaccato. I mori. Casualmente quando arriva Ethan. Aspetta, Luisa. Vabbè. Beh, diciamo qualche ora più prima. Più o meno, sì, qualche ora prima. Non, ovviamente non... No, lui è fuori da qualche parte a cercare aiuto. Io sì, però uno sì. Che è stato ferito e che potrebbe sinceramente trasformarsi... Io non gli lascerei in mano un'arma, non so. Ma secondo me questi non anche lo sanno, capito? Cioè... Questi sono tipo ignoranti, cioè non è che sanno tante io... cose. Sì, ho capito, ma sai, uno ferito che tiene in mano un'arma. Non lo so, Nick, non ce lo lascerei. Ma questi qua secondo me non sanno manco di quello che è successo a Raccoon City. Manca una di Bucian. Persi tenebre eterne. Perché ci affidiate le mani del fato? Mentre non no, si no, mette no, 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 fini la preghiera, per favore, dai. Sì, però anche interessante. Certo. Che è domenica la messa. Può essere. Prendiamo gloria. Madre Miranda. Sì. Amen. Amen. Che madre Miranda le sta... Vabbè. Mi sta a inculare proprio. Probabile. La preghiera l'ho già sentita da una donna anziana al cimitero. La vecchia strega, quella stranza è matta proprio.
la sua devozione non è insensata. E spero che serva a proteggerla e che protegga anche noi. Ma non lo so, Nick. Non mi fido molto. Oh. Eccala. Dai. Ti senti bene? Guarda, benissimo. Ecco. Ecco. Sì, quello qua. Cioè, raga, il 25.000 anzi. Elena, no, stai indietro! Lasciami andare! Ovvio! Oddio! No! No, ci ucciderà! Dobbiamo scappare! Quell'altro invalido è morto, penso. Sai, mi presumo. Pari! Pari! Vabbè. Vabbè. Quattro roping a boccia. Cioè, guarda là. Lascialo andare. Oh, la madò. Elena. Boom. Adesso basta. Capito? Adesso cioè, basta. Tipo, super saiyan. Sì, cioè, vabbè. Lasciamo perdere, va. Mi dispiace, padre. Che poi non è morto, eh. Ormai non era sì, più presumo. Presumo di sì, perché non gli ha fatto. Gli ha fatto saltare la capocca. Infatti, no, forse adesso potrebbe essere male. Vabbè, adesso sì, direi. Sta cascando addosso dei pesciocose fiammeggiando. Solo Nemesis sarebbe resistito. Dai. Sì, beh, ma Nemesis se subisce avrebbe una roba del genere. No, ma Nemesis se subisce una roba del genere, cioè ti dice, ma che è sta cagata? Che sta feticchia? No. Sì, fa, cioè. Insieme. Tipiche frasi da film horror, no? Finale drammatico. Poi vabbè. Devo uscire di qui. Dobbiamo cercare delle chiavi a sto punto, perché mi sa che qua siamo nella cacca. Sì, ci dobbiamo sbrigare, sennò le fiamme ci avvolgeranno. Beh, le fiamme fanno. Beh, dai, le fiamme stanno bruciando. Giustamente apri e poi non c'è niente. Beh, che fai, te ne privi? Certo, fanno sprecatempo. Giusto. No, giusto per far sport, no, per allenare il muscolo, no? Oh, cartucce doppietta, buono. Ma vedi? Bello sto fucile però, Fai dei nebri. Che? Chiave il furgone. Mica, sto portachiavi. Vediamo un attimo, lo giri però. Sai che... Okay. C'è da aprire qualcosa, credo, Sì, perché non torna indietro? C'è quello di... Cioè, che cacchio c'è lì in mezzo? Aspetta. Sai che lo devi aprire, Che vedo c'è un robo lì in mezzo. Ah, qua, da, giusto. Infatti non mi faceva tornare indietro. Cacciavite. Se ne hai bisogno, c'è un cacciavite e portachiave. Ma fa bene, va. Sì. Poi me lo metto nel culo. No! 500 lei. Se non sono lei, cosa ti farei? Ecco, ovviamente tutto chiuso. Certo, noi sprechiamo tempo. Cazzo, le fiamme si propagano in fretta. Ma va, mica stanno aspettando le fiamme. No. Monta su sto cazzo. Voglio vedere come... Immagini non si accende. Ah no. Stai indietro. Cosa vuoi fare? Cioè, non possiamo lo so. Schiappare, senti io. Schiappare pure. Guarda, che poi mi ricorda il set, questo pezzo. La macchina dentro. Sì, diciamo più o meno. Ha. Cioè, giustamente. Giustamente, che fai? Ma scusa, scusa, io non ho capito bene, ma siamo in garage. Non è in garage. Non c'è una porta per uscire. No, penso che fosse. Penso che sì, in questo caso fosse un garage. Fosse un garage. Sì, ma la porta del garage qual era? Il fuoco. Non abbiamo più tempo. Adesso lei non chieda troppo dalla vita, però anche lei. Cioè, sinceramente, come hanno fatto a entrare sta macchina? Vabbè. In modi che lei non vuole sapere, in modi magici. Prima hanno messo la macchina, poi hanno costruito la casa, giusto? La macchina è rimasta lì tipo per servire a me. È possibile. Effettivamente potrebbe essere. A meno possibile. Che non mi sono perso qualche portone, vabbè, è possibile. Beh, sì, sai, mentre c'hai le fiamme, non è che sei andato a guardare il capo, vai. Sinceramente parlando. Infatti. Sei gentile. Mood! Spero che la tua famiglia stia bene. Oh!
Andiamo, fregerà. Spero che la tua famiglia stia bene. Beh, più o meno, insomma. Diciamo che c'è una via d'uscita. M'hanno rapito la figlia, m'hanno ammazzato la moglie. So, ma che faremo? Qui da lei. Il villaggio è infestato dai mostri. Infatti. Non possiamo combatterli, sono troppi. Infatti devono scappare. Ehi, non dire così. Troveremo un rifugio sicuro per te mentre cerco mia figlia. Credo che si trovi in quel vecchio... Ma giustamente no, si fermano a parlare qua. Laggiù non troverei altro che sangue e morte. Dai, prima che fuoco arrivi lì sopra. Io voglio restare sola. Ancora! Elena, no. Non è lui! Non lo è più! No, non è lui! Non è Giancarlo! È morto! Padre! Ma lascia... Ma no! Beh, Elena, ma allora va, fammi ammazzato, va, così. Vabbè, dai, sì. Guardala lì. Ma lei è un idiota, però, ma scusami. Ma perché si lascia lì? Ma dai! Vai! Sì! Accrappati a me! Accrappati, vabbè, dai. Mo risorge dalle ceneri, dalle fiamme in questo caso. Bah! Perché muoiono sempre tutti? Me lo chiedo io, perché parti sfiga? Anche. Potrebbe essere una delle tante variabili. Cioè, o sei troppo fortunato o porti sfiga, sono due cose, eh. Beh, effettivamente. Niente, Elena. Da capire. Vabbè. Non riesco a capire. Se non vi foste fermati a chiacchierare come due pirla. Sì, effettivamente. Vabbè. Vabbè. Ecco. E mo? Muore anche Ita. Abbiamo capito. Grazie, ma no. Sta succedendo ancora. Porco di. Giustamente con la mano, con mezza mano, da. Sì, ho capito. Vabbè. È mortale. Non so. No, ma se ma Ethan ha appena perso, diciamo, una mano due secondi fa, insomma. Non per dire, però. Allora, noi adesso c'è una roba là da cliccare, eh. Sì. Cacciavite? Rilievo forse? Probabile. Sì. Ma... ci mancava, infatti dico scusa, ma non ci mancava una cosa. Siamo qui per quello. Oh, c'è Yuri anche sta spara. È probabile, sì, effettivamente. Basta! Madre Miranda! Ehi! Cioè, direttamente lei in persona. Ma chi? Era lo abbia spiedinizzato? Si può usare come termine? Sì, sì, mi piace, ma era lei quindi. Sì. Allora, noi dobbiamo andare al portone esterno? No, com'era? Sì, dobbiamo tornare indietro, sì, devi andare lì dove c'è... C'è una chiesa. Dovrebbe indicare la mappa, sì, sempre con quel puntino lì di esclamativo nero sulla mappa, appunto. Dobbiamo tornare indietro. Quindi ributtati fra le sterpaglie. Sì, sto andando bene, sì, sì. Io, ragazzi, avendolo giocato, diciamo, in separata sede, ci sono dei rottami, io li prenderei. Ecco, vedi, quando tu clicchi e non ti prende perfettamente l'oggetto, sta cosa, magari, non faccio spoiler, ma nei momenti più concitati... La vecchia strega, scusami. È un po' un dito in cui... Sì. La morte è giunta per tutti loro. No, no. Peccato che non te posso sparare, guarda. Vabbè. Ma povera vecchia. Che gran peccato. Ma che gran povera peccato. Ma povera vecchia. Ma perché lei vorrebbe sparare a una vecchia? Mi scusi. Allora, è questo se non sbaglio. Vediamo. Sì. Ora. Mi ridevo del demone. Ok. Sì. Lo giri. Oh, eccolo lì. Guardi che roba. Interagisce. Il rilievo della donna. No, proprio su. Sta girando a cacca. Ah, ok, perfetto. È undate. Sì. Ok, allora. Ciao. Nient'altro che sangue e morte. Allora, qui controlliamo sempre se in giro ci stanno dei soldi, delle monete. Sì, comunque ragazzi, questo gioco vi chiederà di fare un po' come il 4, ovvero se avete le armi...
a disposizione belle cariche, più Oh. gente ammazzata meglio è, perché Ma lì entra nell'acqua? possono. Penso di sì. Prova? Sì. Ci entrerebbe. E stavo dicendo, perché comunque i nemici, come avete potuto vedere anche dallo scorso episodio, potrebbero droppare materiali, che siano lei o comunque materiali di crafting. Quindi, se riuscite ogni tanto a farne fuori qualcuno, o anche forse più di uno, insomma, secondo me è meglio, eh. Poi, Assolutamente. ovvio, dipende uno da come se la vuole giocare, effettivamente. Questa Allora. pasta è molto brutta. Sì. Ti va un goccetto del vin? Come dicevo, come si dice al nord, insomma. Bene, bene. Oh, chi è? Oh mio Dio. E Pensavo chi non è? ci fossero superstiti. Non ne ho la più pallida Devi idea. avere la pellacciatura. Chi cazzo sei tu? Bella Un forestiero. Un Sì, che forestiero! meglio. Sai che penso che questa sia una citazione a Resident Evil 4, Sì, effettivamente? credo di Madre sì, mia, però vabbè, ne alla abbincerai fine. molto. O Ah, boh. forestiero, come dicevano. Mi seppellisce tutti i rottami. Sotto il turno. Bello, mi è piaciuto però. Eh sì, ci sta. Basta, lagne, ci Ci siamo siamo quasi. quasi. Mi sta a portare la madre Miranda, quindi. Presumo proprio di sì. Dove stiamo andando adesso? Vediamo. Nessuno di voi ha bisogno di quest'uomo e le mie figlie amano così, intrattenersi coi forestieri. Se lascerete il mortale nelle mani del Oh. casato di Oh, che bellina. Lucifer, le mie figlie lo Questo no. torturerete. Uno storpio! Cioè, questo è un freak, cioè nel senso Quindi, chiudete quella tipo bocca! American Horror Story freak. Vado Dovrebbe via! essere con La lui bamboline, guarda. imbrinato, dov'è? Vado via! Oh, Fa culo! guarda che c'è Creerò uno sulla nostra spettacolo che vi sinistra. piacerà. Madre Ah, Miranda. che C'è ridicolo! Lady Dimitrescu È che è madre doppiata Miranda, con una dice. voce terribile. Garantisco che l'omuncolo soffrirà in Sinceramente. te. Sì, Sì. come no, e poi nel castello Cioè, per vedrai quanto che abbia sentito macello, anche le altre bla bla. voci, no? E quelle italiane mi sembra quello meno peggiore, Ho ascoltato dopo le quello vostre inglese. ragioni. Alcuni di voi sono Insomma, stati più convincenti. quindi peggio quella Sono inglese, dici. Ho preso la No, mia decisione. no, stavo dicendo, quella inglese e quella italiana Eisenberg, secondo me sono il le destino migliori. di Però, quest'uomo è vostro. Madre sinceramente, Miranda, io non sono non lo d'accordo. so, non mi Eisenberg convince è con solo un la ragazzo doppia e voce. voi Quella inglese è siete proprio tutti inglese, sfigati. mi ricorda Sì. molto la voce di Kate Diventate Winslet, immortali. l'attrice che ha fatto E nessuno Titanic. però che sia pronto. Chiudi quella Però, non cazzo di c'entra niente. foglia. E per una Ma volta dog, impara a che? perdere. Vabbè, Luke Skywalker Cercati la cena davvero da un'altra parte. arrivato. Conviene Veramente, i stare poteri della zitto, forza. ragazzo. Ho lasciato parlare gli altri. Tu lascia parlare Ragazzino, adulti. sei tu che fai sempre i capricci con Non Miranda. avresti responsabilità neanche se te Ah, l'attaccassero cresci quei ancora e la mostri. tua testa forse conterrà il tuo ego. Ehi, la mia opinione non conta. No, non conta La mia la tua. decisione è definitiva. Non voglio discussi. Madre Miranda sono un po' io quando ci stanno Imparate a le stare a discussioni, no? vostro Quando tutti passo. stanno lì di là, poi arrivi tu col bestemmione. Sì. Allora! Comunque, a me mi ricorda il Signore degli Anelli, sto pezzo. Signore e orrori! Beh, Grazie per effettivamente. l'attesa! Però Inizia tutti lo copri. spettacolo! Tutti, Io, scusa, come si chiama? ripeto, avendolo giocato, L'ultima quindi non sfida. faccio spoiler. Interrotta. Effettivamente. Preparati. È calla, mi sa che mo' No! tocca a te. Tocca a te, ma do. Sta buono, Eisenberg. Calla, guarda lì. E Greggio collega, mi sa che ora sono cazzi, come si Eh dice. sì, Come si via! No, io dice. scappo prima del... Vola! Si vola, salta! Vola, arriva che sei, vola. Potresti mollare una scorreggia, ma non credo che riusciresti a volare. Cristo santo! Sinceramente. Quindi Madonna, dove sono? corriamo qui in un posto. Corri ragazzo, laggiù! No! Da Mamma mia! Oh, no, sì, La vabbè. E mo che Madonnina! devo fa? Niente. Scappa, scappa, vabbè, è Scappo. morto. Tra È l'altro. martellato in bocca, gli è arrivata una martellata in bocca, Ed è ancora letteralmente. vivo. La Fatto? Madonnina però, Che culo. scusa. No, vabbè. Gli
gli è scivolato il terreno sotto i piedi. Cioè, gli è... Ha sgommato. Aia, aia. Io se facevo una caduta del genere mi spaccavo un fianco e rimanevo lì tipo per 3 anni probabilmente. Però bello. Oh, oh! Porco demonio. Oddio! Si è arrotti! Si è arrotoli! Dove c'è da andare? Dove c'è da andare? Qua! Ecco quello che ti dicevo prima! Prima! Porca miseria! Vedi quello che ti dicevo anche fuori video? Di sta cosa? Sì. I comandi che... Cioè, tu premi e non va? Sì, non perché devi premere in un certo modo. Oh! Porca... Oh, ok. Via qua. Spascio, spascio. Dice una cosa. Oh, ci sto, sì. Vabbè, lasci perdere. Stia fermo lì che mi sa che qua... Che si espone oh. Alla fine. Oh! Madonna, proprio... Cioè, madonna, come... Vabbè, mezza cavola... Vabbè, oh, non aggrappiamoci. Cioè, proprio lì in mezzo. Alle. Se c'è uno spuntone in piedi è finita. Quei mostri hanno rapito Rose. Però grazie, mi ha fatto un favore, ma mi ha rotto questo. 300. Vediamo se ci stanno. Munizione di pistola, ottimo. Peraltro io non c'ho ancora tutte le armi. Perché... Beh. Vediamo un po'. Oh. Comunque come un po' come anche questo qui il 4 ci sono tante armi, è come un po' in tutti i Resident Evil, ecco, effettivamente. Sì, 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 ma in effetti anche se come al solito che non lo so, sentivo qualcosa. Ecco, l'unica cosa che ho notato anche in questo Resident Evil è che la pistola sarà la tua migliore amica, come probabilmente in quasi tutti i Resident Evil, ti posso dire la verità. Vabbè, sai, è un'arma comunque che prende... Oh, guarda no, dove stiamo. No, perché trovi... stiamo dove stiamo... Ah, ok, adesso mi sono trovato. Dove sta andando? No. Perché torna fuori? Ma infatti... No, stavo dicendo, la pistola è la tua migliore amica perché comunque... Avendone giocati quasi tutti probabilmente Resident Evil... Trovi un veramente, non un fracco, ma proprio un fottio di munizioni per la pistola, quindi... io la pistola fossi voi, ragazzi, la potenzierei, sempre. Assolutamente. Vediamo, vediamo. Oh, sono uscito. Vediamo qui in giro se c'è qualcosa, perché secondo me qualcosina c'è. I corvi li ammazzo se vogliono solo te. Oh, c'è un oggettino, Beh, un'erba. Che fai, delle briti? Certo che no. Vediamo. Che interessante. La reazione normale di un uomo. Che cazzo succede in questo posto? Giustamente. Sì, non è, sono 20 anni che stai qua, Ethan. Peraltro non è nuovo a ste cose, no? Beh, diciamo che non si è mai trovato lui in questo villaggio, quindi... No, però... Oh, che chi è su? Ti attendevo con ansia, signor Winters. Oh, chi? Salve. Come sai il mio nome? Ormai tutti hanno sentito di te e delle tue gesta. L'eroe in cerca della propria figlia. Eroe. Mettere che il castello desta non pochi sospetti. Vabbè. Già, non è l'unico. Io sono solo un umile mercante. Qui. Devi perdonarmi. Puoi chiamarmi il duca. Parliamo da il ducone. Armi, munizioni, unguenti curativi, tutto quello che desideri. Qui puoi trovarlo. Bene. È tipo il mercante. Era. Sì. Ed è, sì, il mercante che stava un po' in... Allora, qua il borsello del duca è quello che vendo, è mio, no? Sono cose mie. Sì, e dove vendi la roba, mi sa. Qua dove vendo la roba, ok. Che mi vendo? Cranio cristallizzato. Sì, effettivamente. Ecco, alcuni nemici... Alcuni Lycan possono dropparvi questa roba, quindi sì, sì, per quello ho detto prima, conviene affrontare che non si sa mai che appunto si possono trovare. Poi potenziamo appunto, intanto. Che potenziamo? Già non puoi potenziare una mazza. Non posso potenziare una mazza. La cadenza di tiro, no. Sinceramente. No, adesso la cadenza di tiro solo dopo. Velocità ricarica al momento non penso che sia fondamentale, specie per la pistola, insomma, adesso. Ecco, la capacità e la potenza sono due cose che mi interessano, però adesso non posso. Effettivamente. Questo per il fucile è chiaramente la potenza, perché
La capacità pure, però potenza di più. Quello sicuro. E allora che facciamo? Mi risparmio io... i soldi o compro... Ma io risparmierei sinceramente. Sì, e infatti andrei tanto... avanti a questo punto. Questo che è il caricatore maggiorato, parte modifica il pistola. Aumenta le molto la velocità del caricatore. Dipende se troviamo altre pistole, altre cose, perché non lo so. Ma sicuro potremmo trovare altre armi. Probabilmente potremmo trovare un po' come succedeva, no, nei vecchi Resident Evil, faccio esempio scemo. Mitra e poi AK-47 magari, per, dico, sì. Così. Non va a dare. Potrebbe succedere. Sì. Vabbè, niente, se dai. Altre cose di valore. Magari ci prendiamo un altro po', altri 2000-3000 soldi. Sì. E poi andiamo, compriamo qualcosa. Siamo per entrare nel castello. Oh, qua? Castello. Permesso. Buonasera. O buon pomeriggio, che okay. Aspetta. Sala d'ingresso. Il castello di Dimitrescu è abbastanza grosso. Che rossicchio. Sì. Vabbè, qua è normale, cioè, insomma, non è. Spaccheridi. Guarda bene in giro. 5 gennaio, Remnick consegna di nuovo 3 donne. Ah, cosa? Contrabbando, vabbè. 28 gennaio, madre Miranda incontro la signora Dimitrescu. 1 febbraio, il Duca incontro d'affari. Sto Duca, hai capito? Sì. Il Duco. Sicuramente ci avrà dei poteri pure lui. Probabile. Immagini il Duca il nemico finale. Tutto può succedere. Non credo, però tutto può succedere. Effettivamente. Raccogli. Tipo diventa Birkin 2.0 Duca, dato che è già grosso. No, vero. Infatti. Da questo però, eh. Allora qua, aspetta, ho visto tutto. Sì. Credo di sì. Andiamo qua. Apri. Niente. Calcio in bocca, più che altro. Allora noi la prossima macchina scrive abbiamo. Che dici? Sì, direi di sì, anche perché il castello secondo me potrebbe essere abbastanza, diciamo, un ditino là, ecco, sì, quindi dove non batte il sole. Meglio andare quando siamo belli pronti e preparati. Sì. Cioè preparati, poi insomma, per modo di dire, insomma, psicologicamente bisogna. Un altro è quello. Oh, qui intanto dobbiamo fa? Però adesso apri la porta là davanti. Aspetta. Ah, eccolo qua, ma che scrive. Bene, bene. Che cazzo è sta roba? Un cascellino. Ci dobbiamo mettere qualcosa qua dentro. Vabbè. Interagisci. Labirinti di Norstein. Norstein, un artigiano del XIX secolo, fu bandito dalla sua terra in quanto eretico. Vagò a lungo prima di stabilirsi in un remoto villaggio. Norstein creò quindi 4 labirinti. Il castello, la casa sulla collina, la ruota idraulica e la torre di ferro. Concluse le sue opere, si tolse la vita sparandosi alla tempia. Quindi, dopo, così, bene, dopo il castello che... abbiamo altri 3 labirinti, oltre a questo. Sì, mi sa proprio di sì. Ogni labirinto è unico e necessita di una speciale sfera di metallo per funzionare. All'interno sono contenuti i resti cristallizzati di 4 esseri umani che pare fossero le adorate mogli di Norstein. I labirinti sono le loro tombe. Ok. Quindi c'ha avuto 4 mogli. Sì, insomma, è già una, pensa che è rottura di coglioni, insomma. Ma voglio dire, però. Vabbè, dipende, dai. Beh, non insomma. Esagerare. Vabbè, noi salviamo, ragazzi. Sì, salviamo e vediamo, diciamo, la prossima volta a questo punto di perlustrare il castello, cosa il dici? Il castello. Sì, sì, assolutamente. Allora, salviamo. Ok, con questo, ragazzi, è veramente tutto. Da me, Filoni. Davide Montebello. L'appuntamento, ragazzi, e alla prossima!